ragazzi, oggi ho deciso di proporvi questo bellissimo make up che ho visto sui Golden Globe 2017 da una super super bellissima ragazza e modella che è Olivia Culpo. È un trucco veramente molto d'effetto, dove gli occhi sono in primo piano con questo smoky dai toni marroni e questo punto luce in centro all'occhio sui toni del dorato. Mi è piaciuto veramente moltissimo e sono stata veramente fortunata perché mi è stata data l'opportunità di realizzare questo make up con alcuni dei prodotti della linea Yves Rocher. Infatti una ragazza mi ha permesso di fare una mini collaborazione con lei, dove mi ha inviato alcuni dei prodotti di questa linea, tra cui questa crema viso, che è anche però un fondotinta molto molto coprente e quindi abbina quelle che sono le doti di una crema viso e quindi l'idratazione alla coprenza ottimale di un fondotinta. E il secondo prodotto che mi è stato inviato è questo rossetto bellissimo della Yves Rocher, che è sui toni del marroncino con delle pagliuzzette dorate all'interno. L'ho trovato meraviglioso, sono prodotti veramente fantastici e per chi ha la pelle delicata come me e quindi ha problemi con make up troppo siliconati, fra virgolette, questi sono prodotti unici perché hanno quasi tutti ingredienti naturali, quindi è veramente una fortuna. Ho provato per la prima volta questi prodotti e devo dire che sono favolosi, perché oltre ad avere una profumazione veramente veramente delicata, sono anche degli ottimi prodotti con un'ottima durata e un'ottima texture, quindi io vi consiglio di provarli. Io vi lascerò giù nell'info box tutte le indicazioni per quanto riguarda questi prodotti e per quanto riguarda la persona che mi ha permesso di utilizzarli, e se volete riprodurre questo make up non vi rimane altro che guardare questo video fino alla fine. Ci vediamo dopo. Perfetto, iniziamo il nostro make up. Come vedete io sono completamente struccata, non vi spaventate, ma iniziamo subito con il primo prodotto, che è appunto la base viso, ossia il fondotinta. E io oggi andrò a provare insieme a voi questo fondotinta della Yves Rocher, appunto come vi dicevo all'inizio, che è in realtà anche una crema, ed è una crema fondotinta molto molto coprente. Io ho voluto provarla, ovviamente non avendo mai provato questo tipo di prodotto, io ho preso una colorazione che mi sembrava appunto dal Depiani il più simile a me. Ho scoperto essere un pochino scura per la mia pelle, ma comunque è un ottimo prodotto. Andrò a metterla appunto nelle zone esterne del viso, essendo un pochino più scura rispetto al mio internato, in modo da creare già una sorta di contouring con questa parte. Quindi vado a prendere un pennello come questo e vado a prelevare un pochino di prodotto, lo vado ad applicare un po' sulla mano in modo da togliere l'eccesso e poi lo vado ad applicare direttamente sul viso, quindi solamente nella parte esterna del viso, proprio per creare quasi un effetto tridimensionale. Come vedete l'effetto è molto naturale e mi piace moltissimo perché è molto molto cremoso, sembra veramente una crema viso normale, quindi è molto idratante, e per chi come me ha delle zone in cui ha la pelle secca, soprattutto il mento, è favoloso. Dopo aver steso il primo fondotinta andiamo a prenderne un altro leggermente più chiaro, e io ho scelto questo della Make Up For Ever e lo andiamo ad applicare. Ne preleviamo sempre proprio pochissimo, perché ne basterà pochissimo, e sempre con lo stesso pennellino andiamo a prelevarlo e a stenderlo sulla parte invece interna stavolta del nostro viso. La cosa importante, mi raccomando, in questi casi quando si usano due tipi di prodotti diversi, è di non lasciare lo stacco tra un tipo di prodotto e l'altro, ma cercare di sfumare appunto quelli che sono i bordi tra i due prodotti. Quindi dopo che abbiamo fatto la nostra base andiamo subito al trucco degli occhi, e come primo prodotto andiamo ad utilizzare questo rossì, questo tipo di colore, che è un rosso molto carico in realtà. Andiamo a prelevarlo con un pennellino come questo,
ne preleviamo non tantissimo perché comunque è un colore molto molto carico, togliamo l'eccesso e andiamo a sfumarlo nella piega del nostro occhio. Lo portiamo anche verso l'interno. Cosa importante è quella di lasciare un piccolo spazietto centrale in modo tale poi da poter mettere il color dorato all'interno, quindi non andate a riempire completamente l'occhio ma lasciate un piccolo spazietto proprio a metà del vostro occhio. Poi con un altro pennello andiamo a prelevare questo colore, che è comunque un attimino più scuro ed è un colore leggermente su più il marroncino. Ne preleviamo un piccolo quantitativo e con un pennellino da sfumatura andiamo a sfumare insieme questo colore con quello che abbiamo già applicato. A questo punto andiamo a prendere un colore leggermente più rosato e io ho scelto questo colore che è leggermente più rosato e un po' brillantinato. Andiamo a prelevarne un piccolo quantitativo e andiamo sempre a sfumare nella stessa zona, ma stavolta a concentrarci maggiormente nella parte interna dell'occhio. Quindi andiamo a prendere anche questo marroncino e andiamo a dare un colore un attimino più mattone al nostro trucco. A questo punto, dopo che avremo creato la sfumatura iniziale, ci serve una base abbastanza cremosa da applicare al centro del nostro occhio per poi andare a inserire il colore dorato. E io ho scelto di utilizzare sempre un prodotto della Yves Rocher, ma in questo caso un pochino in un modo creativo, ossia di utilizzare questo rossetto, quindi andiamo ad applicarlo. A questo punto, dopo che abbiamo messo una base cremosa, andiamo a prendere con un pennellino piatto come questo un colore dorato e io l'ho scelto sempre all'interno di questa palette, un oro. Quindi andiamo ad applicarlo e lo applichiamo picchiettando. A questo punto andiamo ad illuminare infine l'arcata sopraccigliare ed io ho scelto un colore molto chiaro che è questo, che è un bianco sporco, e andiamo con un pennellino piccolo ad illuminare appunto l'arcata. Una volta che abbiamo illuminato anche l'arcata sopraccigliare, andiamo a disegnare le nostre sopracciglia e lei sfoggiava delle sopracciglia veramente molto molto evidenti e molto molto, e io in questo caso ho scelto di utilizzare il K-Brown e con il pennellino che è in dotazione vado a disegnare le sopracciglia dandogli molto molto volume. E dopo che abbiamo disegnato le nostre sopracciglia andiamo a fissarle con un gel per sopracciglia in modo tale che non si sbavino durante la serata. Bene, dopo che abbiamo fatto i nostri occhi, abbiamo disegnato i nostri occhi, possiamo passare a dare tridimensione al nostro viso attraverso un leggero contouring. Quindi andiamo a prendere una terra e andiamo a definire i nostri zigomi. Quindi andiamo ad illuminare poi con un highlighter, e io in questo caso ho scelto questo della Wycon, che è il Love Side, la zona subito sotto il nostro zigomo, sopra lo zigomo, lungo il naso, sopra l'arco di Cupido e sul mento, e anche qua un pochino sopra alla nostra fronte.
andiamo anche ad illuminare la zona direttamente sotto al nostro occhio, ossia quella delle occhiaie. E io in questo caso ho scelto questo, che è un illuminante molto più sobrio, diciamo, che è questo della Sephora nella sua versione medium. Quindi andiamo a creare proprio dei triangoli subito sotto il nostro occhio e che finiscano al termine del nostro trucco, e quindi nell'angolo esterno. Quindi con sempre le dita andiamo a sfumarlo. Come passaggio successivo andiamo poi a dare colore al nostro incarnato attraverso un blush, e io ho scelto questa tonalità di rosa. Quindi vado a prelevarne un pochino con un pennellino come questo, quindi a ventaglio, e lo vado a sfumare proprio sullo zigomo. Quindi dopo che abbiamo dato definizione al nostro zigomo e gli abbiamo dato un attimino di luce, andiamo a prendere una cipria, e io ho questa della Essence, e andiamo a opacizzare il tutto, ma soprattutto a fissarlo. Quindi con un pennellino come questo preleviamo un po' di cipria in questo modo, la facciamo entrare in tutto il pennello e poi andiamo a posizionarla soprattutto sotto a dove abbiamo messo le parti cremose, quindi ad esempio il nostro illuminante, in modo tale da fissarlo. A questo punto non ci resta che completare il nostro trucco con il rossetto, e non disponendo del rossetto e della colorazione che ho riscontrato in Olivia Pulpo, ho deciso di ricrearlo un po' a modo mio. Quindi per prima cosa vado a riprendere il rossetto della Yves Rocher che avevo preso precedentemente e lo vado a passare sopra le labbra. Successivamente vado ad ingrandire il mio labbro superiore con una matita labbra, quindi vado ad oltrepassare quella che è la mia linea naturale del mio labbro superiore e la vado un attimino ad ingrandire. Io ad esempio ho scelto questa matita, che comunque si toni sempre del marroncino e del dorato. Quindi andiamo ad applicarla sporgendo un attimino rispetto a quello che è il nostro profilo labbra. Come secondo rossetto vado ad applicare questo di Kiko Milano, che è un rossetto sui toni del marroncino, sui toni del nude. E dato che il rossetto che aveva Olivia Culpo era assolutamente un nude opaco e io non ho niente del genere, ma volevo cercare di ricrearlo in qualche modo, ho pensato che l'unico modo in cui potevo provare a ricrearlo fosse di applicare sopra le mie labbra, sopra i miei rossetti, un ombretto dai toni sul marroncino, che era poi quello che aveva lei sulle labbra. Quindi ho scelto sempre nella mia palette del nude questo colore, che è Sultry, che è un marroncino molto molto delicato. Quindi vado a prelevarlo con un pennellino come questo, ne prelevo pochissimo e vado a ridisegnare e a ripassare con questo colore, questo ombretto, il contorno labbra e vado a sfumarlo anche verso l'interno. Bene ragazze, la mia Olivia Culpo Make Up Golden Globe 2017 è finita, è terminata. Spero davvero che, nonostante non avessi i trucchi ideali per realizzarla, vi sia piaciuta e vi siano piaciute le alternative che io ho utilizzato. Fatemi sapere voi nei commenti se avete dei trucchi particolari che vorreste vedere o se avete altri trucchi che secondo voi sono ideali per rifare questo make up.
Io vi aspetto ovviamente nelle mie pagine Facebook e Instagram, e giù nell'info box vi lascio sia i prodotti che ho utilizzato della Yves Rocher con tutte le indicazioni e l'indicazione e il nominativo della persona che ha permesso di realizzare questo make-up, e vi lascio anche il link del video tutorial dell'acconciatura di Olivia Culpo che ho realizzato appunto per abbinare a questo trucco. Io vi aspetto sempre nel mio canale, mi raccomando iscrivetevi se vi è piaciuto questo video e se siete interessati a vedere nuovi video, rimanere sempre aggiornati, e io adesso vi saluto con un grandissimo bacione. Alla prossima, ciao!